E ad inaugurare il ritorno sul campo della Centurion League sono Jamaica Team e Lupa Romana Club. Questa sera al Cala Sanzio si daranno battaglia. Jamaica che nelle ultime uscite, prima della sosta, ha perso qualche punto per strada, deve sperare di vincere questa sera per restare nella scia dell'Atletico Pisana. Lupa Romana, come al solito, una buona squadra in cerca di punti. Vedremo questa sera se riuscirà a tirare fuori qualcosa da questa partita. E sono partiti, Jamaica Team in possesso palla. Attenzione al contropiede subito della Lupa Romana, arriva il cross in mezzo ed è il palo incredibile. Due uomini in barriera, parte Fè con il mancino, giro! Ed è un gol fantastico! Ci ha abituato a questo ed altro su calcio piazzato il capitano della Lupa Romana. E passa in vantaggio con questa punizione che è un gioiello. Toccato da Sabatino con le mani. Il pallone è buono, l'entrata in scivolata, continua la progressione. Fè con il mancino, Cocco con i piedi allontana. Si gira Di Capua. Con la Pietro si fa vedere in aria, Di Capua il pallone sul destro, temporeggia, poi serve il 5 e arriva il palo incredibile. Avversario adesso in mezzo a 3, deve giocare il pallone. Apolloni poi sventaglia, trova Circuri, addomestica il pallone sul secondo palo, Lotti, la traversa del Jamaica Team. Attenzione, respinta da Di Capua. Beh, va via molto bene, attenzione al capitano, il pallone con il sinistro. Conclusione al veleno. Celi rigioca su Apolloni, prova ad accentrarsi il numero 11. È arrivato il fischio dell'arbitro che manda a riposo le due squadre. Ricordiamo che il risultato a sorpresa fino a questo momento vede in vantaggio la Lupa Romana per 1-0 ai danni del Jamaica Team. E si ricomincia sul risultato di 1-0 in vantaggio, sono i ragazzi della Lupa Romana. Beh, allarga bene Barilaro, il tiro con il destro, Trotto allontana. Affrontato da Barilaro, si fa aiutare da Circuri, il pallone girato dal numero 4, arriva Buffa dalla retroguardia, il tiro! E arriva il pareggio firmato da Buffa. Ha tentato la sortita in avanti il numero 5 del Jamaica Team e con un destro potentissimo ha freddato Kadau, 1-1. Alla fine viene messo giù, tutto è regolare, dice giustamente l'arbitro. Il tiro del gol! Celi ha fulminato il portiere della Lupa Romana tra le proteste dei giocatori in maglia rossa per un fallo precedentemente non fischiato dall'arbitro. Dopo la traversa, la rincorsa del numero 22, il tiro era sotterra. Però Fè prova a girarsi sulla marcatura di Apolloni, il numero 22. Aspetta, poi prova il mancino e si distende Cocco bene qui. Che adesso va a incaponirsi su quella stessa fascia perdendo il pallone. Barillaro due volte! Miracoloso l'intervento, splendido. Celi adesso allarga per Balisai, il pallone stoppato con il destro, lo mette dentro. Celi con la puntata mette in difficoltà Kadau che se la cava bene. Dopo il vantaggio iniziale firmato da una perla del capitano Fè, adesso si ritrova sotto di 2-1. Prova Balisai e gli scippa il gol Trotto. Si avventa come un rapace di testa sulla conclusione già molto precisa e che sarebbe probabilmente terminata lo stesso in porta del numero 10. Riesce a favorire Petric, attenzione perché adesso ha scoperto il Jamaica Team, il tocco di tacco. Ancora Petric, addomestica Fè, il tiro con il destro! Insidiosissimo! Balisai addomestica con l'esterno destro, il tiro! Piazzato, un colpo da biliardo del numero 10 del Jamaica Team che chiude i giochi 4-1. Per la formazione in maglia nera. Dietro il contrasto con Apolloni, vinto da Petric, attenzione, serve Fè, il tiro col mancino! E arriva il gol del 4-2. Celi in verticale per Trotto, addomestica il numero 8, mette a sedere tutti e arriva il gol delizioso qui dell'attaccante numero 8 del Jamaica Team, che riporta di nuovo il risultato a più 3, 5-2 dunque il parziale. Ancora Fè, prova il mancino! Lascia scorrere Cocco. Arriva il triplice fischio e il Jamaica si impone per 5-3 su una Lupa Romana però alla quale vanno fatti i complimenti per la prestazione di questa sera. Abbiamo regalato un tempo come al solito. Loro squadra difficile da affrontare, giocavano bene chiusi dietro la linea della palla, c'erano veramente un grandissimo attaccante, ci ha messo in difficoltà,
Poi il secondo tempo abbiamo fatto girare più la palla e abbiamo portato a casa il risultato.